tutti i telespettatori in diretta che ci seguono, siamo qui, playoff frazione di Serie B, questa volta siamo in diretta e primo piano meritato per Giorgio Battaglia e Paolo Ferioli, arbitri di questo primo big match, quarto di finale. Sì, dici bene Paolo, si parla appunto di terno arbitrale, quindi sono tre, giustamente, la matematica non è un problema. Giusta la panoramica su quelle che sono due grandi squadre e nel frattempo ti saluto perché sta arrivando da sotto. Ecco, si comincia Empoli, White Wallace contro Venegono, Fiammo City, non sbaglio. Troppa gente per qui. Thank you.
per Agnelli. Torniamo sul risultato, 8-5 per Benevento. Esatto, non le prendo mai. Empoli forse sente un po' la tensione e giocare in casa. Benevento decisi, se loro giocano. Ciao, Jay!
più sul concreto che invece se giocare su tre passaggi. Vediamo adesso una squadra da parte del Venegono. 1-20. Che porta in vantaggio il Venegono, fatto da Dragic, Jasmin, Ferreio, Sardi. Dip. Passaggi. Io lo faccio, io sì, forse. Comunque, questa è la prima partita dei playoff che si giocano molto lì in cima a Empoli. In capo ci sono White Wallace e Empoli contro i Venegono Fiamme Sidri, che il loro cammino è stato per i White Wallace e Empoli. Sono arrivati i primi del proprio girone, il girone S che vedeva tra le varie squadre impegnate anche il Coppa Lazio Ferrara, Donati Ferrara, e il gioco è stato sviluppato con la squadre che si sono giocate il titolo finale. Il Wallace ha iniziato con un grande primo pronto, con un grande girone d'andata per poi rallentare nel girone di ritorno per fissare un tranquillo primo posto. Invece per il Venegono è stato un campionato, il loro colo centro si è seguito tutta nella zona della Lombardia, dominato dal Bergamo Ciubbo. Il Venegono si è riuscito a classificare terzo nel proprio girone dopo una gran partita con la seconda del girone Ovest, che va, c'è lo scientifico Aschi, è riuscita a qualificarsi. Intanto vediamo il Venegono che Napoli riesce a prendere la palla del Venegono e sviluppare l'azione, un gioco un po' macchinoso e lento, con la Maria che riesce, la Maria Negrisolo che riesce peso a prendere la palla. Intanto vediamo sono gli unici giocatori che hanno giocato questi playoff, i fratelli Sardi hanno giocato i playoff in due squadre diverse, il primo anno l'hanno vinto con i Valese Pirates, poi sono passati Pirates. Pirates. Sì, ma quello è detta la macaronica, l'inglese. Sono gli unici quest'anno sono ritornati nelle fine del Venegono. Interessante vedere come si sono messi in campo quelli del Venegono con la Maria Negrizzolo che prende un po' un gioco un po' alla fermia, lei che è sempre stata una delle migliori laterali si è messa come centrale per costruire eventuali per avere più spazio in attacco, perché può attaccare sia a destra che a sinistra, e coprire di più in difesa, dando un maggiore spessore con la sua esperienza, un'esperienza che anche a livello internazionale. Intanto abbiamo un brutto tiro di Jasmine, 17-24, intanto il punteggio 24 pari, il punteggio 17-24 per zompetto, al massimo zompetto,
seconda bella che faccio in tutta la partita con loro. Noi. Su di lui, tra l'altro. Ma me l'hai inquadrata? Che ne so? Ma come che ne sai? Io volevo la telecamera destra e sinistra come fa Paolino. Ho capito, ma io non me l'ho inquadrata. Ma poi bello che non ero io. Io facevo la telecrona. Era Dani. Era Dani. Ma non responsabile. Padre, non dire Tomana! Di dare i coppini in testa alla gente quando lo riprende bene. Però non è perché riprende sempre bene. Spero. Comunque ricordiamo che in quella telecrona che c'era un note solamente sovrappeso. C'è stato là il note della giornata. Ho sentito un po', sono visto un tempo e mezzo. Se l'è presa con chi gli dà del grazie. Te ne sei presa? No, lui se mi dico che a Ferrara quando dico, lui sei ingrassato, lui si fa 3.000 paranoia. Ma lo è, scusa, se ne fa la paranoia, ma poi non fa mica niente per cambiare. In realtà ha messo massa, non è che è ingrassato. No, è ingrassato. Io ero ancora. Fidati che è ingrassato. Un piccolo torello. Comunque riprendiamo questa mezza telecronaca, vediamo Jacopo che sviluppa il gioco. Secondo me sono tutti quanti interessati al grasso di notte. Sì, vabbè, è un grasso un po' adiposo, 21-29. A proposito, sei pronto per la nazionale, Paolino? Tra un po' gli scattano le convocazioni. Sempre si fa l'allenamento qui, si fa là, poi le palestre non si prenotano, quindi finché non c'è una palestra, cioè finché non convocano davvero, non ci credo. Un po' una chimera. Sì. Sapevo che bisogna farne una addirittura ad aprile, a metà aprile. Ma già qui è soltanto che tre playoff e l'altro sono tutte accavallate. Ma non è vero, su cosa si legano, non organizza mica la federazione. Playoff, per esempio, non si porta, però. Perché comunque sono persone diverse che organizzano gli allenamenti della nazionale. E vabbè, chi se ne frega, non interessa nessuno. La nazionale Lempoli sta facendo grande tifo da parte dei tifosi di Trento sta accorciando le distanze di sicuro è Benegonna mia tagliato dalla Jasmine di sicuro Benegonna ha le squadre 32-20 30 2-30, una delle squadre più capabili. Cioè io quest'anno tutte le seconde possono raggiungere tranquillamente le semifinali e le finali, sì. Per i primi 4 posti. Però guardando sul forum, il Venegone è l'unica che è riuscita a battere in maniera virtuale, per federale, la propria squadra, la propria testa di serie. Diciamo che è un bel tifo, anche grande punto della Maria. Bam! Anche se scese di categoria fa sempre la differenza. Giocatrice che ha fatto diversi mondiali, sicuramente la donna più forte, di sicuro una delle migliori. Ah, la migliore. Difesa non è come lei, come lei, però a livello di tiro più forte su te. Sì, però non hai detto, che è un braccio. Sicuramente in generale è più di Maria. Ha visto che sono due pannelli. Questa lì destra. Una adesso e l'altra. Quella sta facendo il centro-attacco adesso la Maria. Però può essere un grande sviluppo questo del centro-attacco della Maria, che libera diversi posti, anche se in genere il centro-attacco femminile è stato usato più per coprire che per costruire. Infatti la Vale la pezza prima le lascerei il centro-attacco e metterei alla Maria, sì. Dove si sceglie. Anche perché le ali ce ne sono veramente poche di volte. Sì. Perché ricordiamo anche perché la Castelli si è ritirata. La Bina è un anno che non gioca. Anche quello. Anna gioca nel Castore, quindi sì, tira sì. Poco nulla. A me piace questo anno. Sì,
soprattutto in fase difensiva che più in fase offensiva. 37-32 intanto per l'Empoli. L'Empoli sta prendendo l'aria. Una squadra cinica l'Empoli. In genere chiude in storno al secondo passaggio, non riesce a fare tutte e tre le mani. Sono al primo. Sono al primo, sì, sì. Una squadra che cerca subito il buco, appena lo vede, cerca di fare punto. Passi, ma questo è il Maria non avrebbe neanche dovuto fischiare. Sì. Poi sta prendendo il largo. 39-32. Con l'Empoli che sta prendendo il largo. Cioè io che non li vedo convinti, Benegono non lo vedo convinto. Assi è venuto proprio lì per vincere la partita, ha vinto con sotto più 30, anche, contro, anche di più, anche di più, insomma, più 30, più 40 contro il liceo scientifico, in una gara dove il liceo non c'era, però il liceo è sempre quella che è arrivata l'anno scorso, quinta e playoff. Negone invece la passata stagione è arrivata penultima e ha pagato soprattutto il fatto d'esperienza. Con un campionato giocato ad alti livelli, con il terreno di Giro Est, hai cominciato la chiusura. Un gioco un po' lento, però ha portato il punto questo. 40-33. La razza 33, sempre più secco. Non riescono ad accorciare. Per oggi è sabato e la prima fase comprende tutto il pomeriggio. Delineare a domani gli scontri per le rispettive semifinali, che vedranno appunto primo, secondo posto, vedranno poi lo sviluppo per il primo, secondo posto, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, ottavo. Poi squadra giocherà in due giorni tre partite. Landing qua. E dico landing. Gioca. Vai, palla all'attacco, rifai. Bravo. Decisione, l'arbitro Ferraioli prende palla all'attacco da sinistra. No, sperato tutto. Che incapaci. Diciamo informativamente che questo fallo è praticamente gli arbitri non hanno visto cosa è successo, anche se era landing. Ovviamente bisogna ripetere l'azione dando la palla a chi stava attaccando nel punto in cui il giocatore ha saltato. Grande punto di Jacopo. Quindi la parte sinistra è sicuro, il giocatore più disperato. 41-35, meno 6 siamo. Cosa ne pensi, botta del numero 6? Di quale squadra? No, numero 6. Il numero 6. Sei, adesso noi sto parlando di Giulio Sergio, libero la pareggi, specisticamente parlando. Adesso sono sotto di 5, che dovrei essere il numero 5? Nel numero 5 non è un gran numero. Piace, non si sposa bene Invece ci sono i famosi 5 sotto il tetto. Allora, altro sotto il tetto. Altro sotto il tetto. Ma due sono morti, dai. Caduto il tetto, tre l'altro. Ci sono morti, quindi ok. Oh, via. Delle indecisioni, siamo sul meno 3 addirittura, con la 38. Possono praticamente recuperare, lo sanno nelle loro cuore. Sono perso anche meno 4. Perché l'Empoli, a differenza del Venegono, è più costante. Il Venegono però ha il vantaggio di avere. Basta dare la palla di prima con la Maria, gli altri. Se no è un meno uno. Allora. Non hai preso, ho cercato di ritardo, ma l'ho cominciato. Dolce, io non so vergi. Guarda, ho fatto quello che dire. Cosa? No, non lo so. Cosa vuol dire io dopo con te?
essere, quindi il fatto che dormo con me vuol dire che ci sono successo. Ah, no. Dovrebbe dormire con Motta. Io dormo nel mio letto da solo, se devo dormire con Botta sono cazzi tuoi. Vuoi dormire te con me? Non so con chi dormo, perché l'ha fatto in buon'ora. Neanche io sono visto. Dai, che gli dico? Devi chiedere, perché neanche per me che non so, non ho la minima idea di questo. 42-41. Vediamo proprio l'arbitro professionale, è il buon merenda. Poi prima diceva che appunto la partita la sta sentendo anche lui, pesa, tutte e due le squadre vogliono vincere. Tu vedi qualche ragazza proprio così, per aiutare l'amico Manu. Mi sfruttano poco le ragazze, secondo me. Mettono sempre centrali e se potessero, secondo me, potrebbero fare volante. Secondo me la 16, col passato di pallavolo potrebbe... Ma non basta solo il passato. Non basta solo il passato. Ci sarebbe uno di quelli da provare a vedere in qualche posizione. Sei curioso, io morirei di curiosità. La partita dopo vedrà fuori Torino Ceronte contro il Foco Nazzi. Già, la... Dura. Questa è una grande bella partita, una partita anche dura. 45-44, sì. 45-44 per i padroni di casa dell'Empoli. Due passaggi qui. Ormai non mi ricordo neanche più il centrale nel passaggio. Sì, addirittura... E non per guadagnare un tiro, ma solo per velocizzare. Per? Velocizzare l'azione il più possibile. Ma rischiano in precisione. Rischiano maggiore precisione, rischiano di essere molto più leggibili. Punto questo. Ah, è caduto. Anche perché. Era pestato. 46-45 intanto, per Empoli. Centrale,
battere con una squadra che prende, si gioca appunto per fare punto. Ha cambiato il pannello, ha fatto la stessa cosa.
proprio cinico, eh. Lo stacco, eh. Fai pure, fai pure. Cinico Empoli. Che fai lungolino. Giocatrice femminile? Sì. Non si fa. Maria. Maria? Sì. O la Checchi? No, no, no. Sarà la Maria? Sì. Giocatore? Maschio? Sì, non so se Diego o Pietro. Siamo che lei.